Campionato di seconda categoria, girone B, la 18ª giornata, si affrontano Colle Pepe e Deruta, padroni in casa quota 22 punti in classifica, vogliono entrare in zona playoff. Il Deruta invece, terz'ultimo, a quota 18, vuole provare a risalire la classifica. Qui c'è subito un contatto giudicato non falloso dall'arbitro. La prima vera occasione è per il Deruta, con questa conclusione da lontanissimo che sbatte sul palo da parte del numero 11 Ait, non fortunato. Tiro che prende il palo alla destra di Del Percio, ci prova poi ancora il Deruta, il portiere del Colle Pepe deve intervenire in due tempi per mettere in angolo. Colle Pepe che si fa vedere una punizione calciata male però da parte di Tordo, pallone altissimo, il Deruta che non rinuncia ad attaccare nel primo tempo e si rende pericoloso specialmente sui calci da fermo, mentre si chiude bene in difesa quando Colle Pepe attacca, come in questa occasione che spazza su un cross dalla sinistra. Ci provano i padroni di casa, calcio di punizione, il pallone che arriva sul secondo palo, allontana ancora molto ordinata la difesa del Deruta, poi però altra punizione, il pallone che rimane in area di rigore spizzato di testa e arriva il gol da parte di Volpi. 1-0, il Colle Pepe trova il vantaggio con il numero 11 sulla sponda di Papatolo. Volpi mette in porta e dunque Colle Pepe in vantaggio. Il Deruta prova a reagire con un altro tiro da fuori, gran parata da parte di Del Percio, sempre su Ait. Poi si aprono gli spazi per il Colle Pepe che vuole cercare il raddoppio. Qui c'è un fallo da dietro al limite dell'area, calcio di punizione, va Papatolo e guardate che punizione per il 2-0 del Colle Pepe. Splendido gol di Francesco Papatolo, il numero 9 raddoppia con un calcio di punizione imprendibile. All'intervallo è dunque doppio vantaggio per il Colle Pepe. Nella ripresa il Deruta ci prova, altro tiro alla distanza che sbatte sulla traversa, grandissima chance da parte di Perna, vicinissimo al gol, non fortunato il Deruta, secondo legno colpito. Poi qui si accende anche una mischia tra due giocatori, vola anche qualche colpo tra l'eca del Deruta e Volpi, autore del gol del Colle Pepe. Deve intervenire l'arbitro sanzionandoli. Attacca ancora il Deruta, si salva in qualche modo però la difesa del Colle Pepe. Calcio di punizione poi per i padroni di casa, sul pallone stavolta va Scarelli, il suo tiro termina di poco a lato e non imita dunque il suo compagno Papatolo trovando il gol. Si rimane sul 2-0 con il Deruta che prova l'assalto finale, pallone che termina alto qui dopo una mischia in area di rigore. Dicevamo 2-0 sarà il risultato finale di questa partita, Colle Pepe che con questa vittoria entra in zona playoff al quinto posto con 25 punti. Il Deruta invece rimane a quota 18. Nel finale sfiora Papatolo il gol del 3-0 e la doppietta personale Colle Pepe batte Deruta 2-0. Ho preso in mano la squadra martedì e ho visto nei giocatori una voglia e una volontà di riscossa, di rivincita, e oggi gli ho chiesto la partita dell'anno, il miracolo, e il miracolo si è avverato. Di conseguenza non dipendeva dai giocatori ma da chi li gestiva, e vedremo le prossime quattro partite, vedremo un altro Colle Pepe, un Colle Pepe a trazione 4x4. Mi spiace per il risultato, mi spiace per questi ragazzi e per la gente di Deruta. Oggi una partita giocata non benissimo, andiamo via con tre traverse, con qualche occasione di rete in più rispetto a loro, ma con risultato negativo. Mi spiace, noi non possiamo fare altro che
testa bassa, lavorare e andare avanti, non mollare fino al 95esimo dell'ultima partita.